buoni propositi. Devo dire che no, non li ho classificati, per cui vado un po' random, perché non ho fatto in tempo a studiare bene, a prepararmi. Per cui vado un po' sulle cose che mi capitano man mano sott'occhio. Vabbè, intanto dovremo finire la riorganizzazione del personale, perché è rimasta a metà e a questo punto bisogna vedere di completare, perché l'efficienza della macchina organizzativa è fondamentale per andare avanti, per cui un intervento serio di organizzativo va fatto. Vanno affrontate le questioni che dicevo delle partecipate, perché CSU diventa un'urgenza certamente adesso, perché come sapete e come scrivete giustamente, siamo in deroga, per cui in proroga, diciamo, per cui diventa un'urgenza definire da farsi. Così come, beh, tutto l'ambito delle partecipate è abbastanza impegnativo, perché come saprete, adesso io non so se è uscito ufficialmente, però anche il discorso CSM Agam, quella partita aperta sul progetto di fusione con Gelsia è chiusa ormai, Sì, ecco, l'avevamo già sì. detto, no? Quindi adesso anche lì bisogna vedere come si muoverà in futuro la società. Anche, tra l'altro, ci sarà anche il rinnovo degli organi ad aprile, per cui anche quello è una cosa impegnativa, quello che dicevo sui servizi idrici. E poi vediamo se riuscirà ad arrivare al pettine un po' di quello che gira sul Politeama. Insomma, qualche interessamento c'è stato, vediamo se si riesce a concretizzare qualcosa. Anche quello sarebbe importante, riuscire a dare una prospettiva. Vabbè, poi per quanto riguarda, al di là del quasi ordinario, che vuol dire andare avanti nei lavori pubblici sulle scuole, sulle strade. Le strade dovremmo avere quest'estate un po' più di respiro sugli asfalti, per cui potremmo fare qualcosa di un po' più importante degli ultimi 2 anni, spero, per la storia dei frontalieri. Ma la partita importante ovviamente è quella del Lungolago e di Villa Olmo, che a questo punto dovrebbe partire, peraltro, a pieno regime, direi dopo l'estate, però si dovrebbe partire di buona lena, perché gli appalti più grossi sono appalti europei, per cui ci vorranno 6-8 mesi per l'aggiudicazione, però quello sarà un altro cantiere importantissimo per la città. Un'altra cosa, vabbè, poi dovrebbero. Ah beh, ce n'è di roba anche, perché deve partire Broletto, devono partire le piazze, deve Cioè, partire più Viale piazze Egea. Roma e Prima Piazza Roma Grimoldi, città. Piazza Grimoldi, Ecco, scusa, ma Piazza Grimoldi via Pretorio.